Buonasera, bentrovati a tutti. Il nostro appuntamento di Metropolis questa sera si occupa di mafia e di mafie. Parleremo un po' di Mafia Capitale, insomma la vicenda che ha un po' sconvolto ormai dal dicembre scorso tutta la politica di Roma. Parleremo del caso Ostia, di grande attualità, molto particolare. Come sapete non c'è più un presidente di municipio ad Ostia, si aspetta un commissario e intanto, insomma, si fanno varie riflessioni politiche su quello che è accaduto e che appunto ha portato alle dimissioni, poi incoraggiate dallo stesso Partito Democratico, di Andrea Tassone. Vi presento gli ospiti, abbiamo un bel gruppo di ospiti questa sera. Dunque parto dalla mia sinistra con Maurizio Zammataro, che è coordinatore di Sinistra Ecologia e Libertà per Roma, area metropolitana. Buonasera. Buonasera. Benvenuta Maria Cristina Masi, che è coordinatore Buonasera. Di Forza Italia nel decimo municipio, consigliera del municipio, quindi pienamente insomma interessata e coinvolta dai fatti di questi ultimi giorni. Benvenuto poi a Giampiero Cioffredi, Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. Buonasera. Tra l'altro ha presentato proprio di recente il rapporto e quindi ci racconterà come stanno le cose, non soltanto insomma a Roma, ma in generale in tutta la regione. Non sono dati incoraggianti quelli che avete presentato. Benvenuta Marcello De Vito, consigliere di Roma Capitale. Buonasera. Del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Allora, partiamo da un dato, visto che parliamo di Ostia questa sera ed un tema molto interessante che riguarda Ostia e appunto il suo lungomare e l'accessibilità del suo mare, quindi del suo valore più importante. Per tanti anni si è parlato, purtroppo si dovrà parlare ancora, di lungomuro piuttosto che di lungomare, in quanto la presenza degli stabilimenti balneari per un lungo tratto della costa non permetteva non solo di accedere al mare, ma neppure di poter vedere il mare che c'era di fronte. Ecco, prendiamo ad emblema questa immagine, l'abbiamo estratta da internet, ma vi do anche l'autore, Gianluca Maroli, che l'ha appunto pubblicata, messa a disposizione una foto emblematica che ci piaceva, con la quale ci piaceva cominciare questa trasmissione. Allora, il Partito Democratico si sta dando da fare, questa sera c'è un incontro proprio ad Ostia, mentre parliamo noi qua nella nostra trasmissione è stato convocato insomma un momento di confronto importante per quanto riguarda appunto il Partito Democratico ad Ostia. C'è Stefano Esposito che ha appunto organizzato l'evento, che ricordiamo è il commissario del Partito Democratico, però sia un senatore che è stato inviato insomma d'urgenza a affrontare la situazione, e il Partito Democratico, comunque la maggioranza in Campidoglio, in queste ultime ore si è data molto da fare, perché appunto ha deciso intanto, per cominciare a riportare la legalità, di affrontare proprio il problema del famoso lungomuro. Allora, l'assessore all'urbanistica ha presentato la ristrutturazione del lungomare di Ostia, addirittura ha parlato di piccola riviera romagnola, cioè il lungomare diventerà una piccola riviera romagnola, speriamo, ce l'auguriamo. Addirittura tre stabilimenti sarebbero già stati raggiunti da un preavviso di demolizione, quindi dovrebbero abbattere ciò che non hanno elevato legittimamente, quindi riaprire la spiaggia e eliminare una parte delle costruzioni che li interessano. Tra l'altro poi comunque dovrà essere rifatto il regolamento, che dovrà poi quindi arrivare in giunta, arrivare in assemblea capitolina, quindi ci sarà modo di discuterne. Le concessioni non si dovranno più rinnovare automaticamente, questo è un po' un meccanismo che ha bloccato le cose per molto tempo e quindi ha fatto sì che alcune situazioni davvero si bloccassero e poi creassero anche appunto situazioni che ci riportano al tema di questa serata, ovvero la mafia nel litorale. Allora, cominciamo un primo giro di tavolo e visto che seguiamo lo stesso ordine delle presentazioni, comincio con Maurizio Zammataro, che segue i problemi di Ostia. Tra l'altro Sinistra Ecologia e Libertà due giorni fa invece ha fatto un incontro pubblico proprio per chiedere alla cittadinanza proposte per riportare la legalità. Come intanto giudica questa insomma atto di accelerazione da parte del Campidoglio per perlomeno aprire quei varchi al mare? Lo giudico assolutamente necessario,
È stata la prima cosa che noi abbiamo chiesto nella costruzione di quella maggioranza che ora non c'è più ed è stata la cosa che è uscita con maggiore nettezza dall'incontro che abbiamo fatto con le associazioni, con i cittadini, con i comitati di quartiere. Lì vivono due vicende, una vicenda di drammatica infiltrazione mafiosa che ci raccontano gli atti e le sentenze, non le chiacchiere, Alba Nuova, i Fasciani, i Triassi, gli Spada. È un'illegalità diffusa legata al mare dei Roma e dei Romani. E noi dobbiamo restituirglielo ai Romani il loro mare. Dobbiamo Quindi, fare queste due cose insieme. bene questa iniziativa, sarà concreta perché già ho sentito anche da questo punto di vista delle critiche, dice già forse la cosa migliore sarebbe far lasciare le porte aperte perché i varchi, ogni stabilimento ha il suo varco, ho sentito dichiarazioni in questo senso, ad esempio dei radicali che dicono insomma sarebbe più semplice del previsto aprire i varchi, lasciate aperti tutti i cancelli. Sarebbe più semplice, ma sarebbe sbagliato. La Sbagliato. legge dice una cosa, che il mare è dei cittadini, non è degli stabilimenti e i cittadini devono poterci arrivare. Ed è solo un pezzo, perché poi c'è tutta la questione degli abbattimenti, immagino ne parleremo dopo. Ne parleremo, tra l'altro, ecco, cominciamo a vedere delle immagini che si riferivano proprio agli abbattimenti dell'anno scorso, perché per fortuna qualcosa è stato fatto già l'anno scorso. Almeno un paio di brecce sono state aperte. Dico Già bene? due varchi, ma Due mi varchi. riferivo ai chiosti che vanno abusivi, che vanno tolti dal litorale. Allora, Maria Cristina Masi, coordinatore di Forza Italia. Prima di fare una valutazione su questo, facciamola sulla situazione che state vivendo nel decimo municipio. Sì, ma io sono d'accordo quando il collega dice che ci sono due realtà. Il problema è che una realtà è quella della mafia, dell'illegalità diffusa, che c'è cioè un problema che va affrontato e va affrontato dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine e anche da tutti i cittadini per bene, con un intervento anche culturale che possa in un certo senso rompere quell'omertà che in situazioni di illegalità spesso si crea. L'altra realtà è quella del fallimento politico del Partito Democratico sul territorio. Noi adesso assistiamo in questi giorni a delle performance del commissario Esposito venuto ad Ostia da Torino, mappa alla mano, che è pochi giorni che è presente nel territorio, lo conosce poco e tenta invano di dire che questa amministrazione è caduta e è stata costretta a dimettersi per le pressioni mafiose, ma in realtà questa amministrazione si è dovuta dimettere per la propria incapacità di governare. Noi da dicembre chiedevamo l'autoscioglimento del Consiglio e le dimissioni di Tassone, ma non solo perché sono state pubblicate sulla stampa delle intercettazioni che lo vedevano i rapporti con Salvatore Buzzi e non solo perché sono stati dati degli appalti, insomma urgenza senza gara, alla cooperativa 29 giugno, ma perché il territorio in questo anno e mezzo, fermo restando che anche l'amministrazione precedente non è stata eccellente, ma in questo anno e mezzo c'è stato il disastro, non si è fatto nulla per Ostia, non c'è una visione, ecco, adesso i varchi, il problema dell'accesso al mare è un problema, ma loro fanno questi interventi che sono interventi spot, ma non c'è una visione complessiva. E Va loro non bene, hanno saputo governare. allora, continuiamo il giro di tavolo e poi entriamo più nello specifico. Salto un attimo Giampiero Cioffredi, me lo tengo per ultimo perché poi con lui facciamo un discorso più generale. Marcello De Vito, allora, Sì, intanto cominciamo ad aprire i varchi, poi cosa facciamo? condivido quanto diceva la collega, mi riporto alle parole al programma che ha presentato l'assessore Caudo, perché come sempre siamo alle parole, 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 finora siamo agli annunci, che è una politica un po' in voga da parte del PD. Vediamo che ci sono molti annunci a cui però seguono pochi fatti. E è già passato un anno e mezzo e nulla è stato fatto. Io vorrei ricordare su questo argomento ai nostri consiglieri municipali, Ferrara, Giuliana De Pillo, Emanuela Cavazzini ed anche il nostro consigliere in comune nella commissione competente, Enrico Stefano, in questo anno e mezzo hanno presentato numerosissime interrogazioni ed anche esposto in procura da parte
del nostro capogruppo in municipio Paolo Ferrara, e vediamo che fino ad oggi nulla è stato fatto. Poi vedremo cosa verrà inserito quando si andrà all'atto pratico nel PUA, cioè nel piano di utilizzo degli arenili. La sensazione riguardo a questa, come a tante altre cose, la mozione famosa che è passata in municipio di solidarietà ad una giornalista che era stata che si diceva era stata minacciata, così ho sentito. Federica Angeli è stata messa sotto scorta. Ma anche la nomina dell'assessore alla legalità, a cui io ho mandato tanti incartamenti, anche quello di Metro C uscito sui giornali, su cui noi abbiamo presentato un esposto riguardo a questo accordo che ha fatto Marino, con cui ha dato 90 milioni al general contractor e differito per l'ennesima volta i termini il 9 settembre 2013, e che si voglia siano dei palliativi, ci si voglia ricreare una verginità, si voglia difendere quello che è ad oggi indifendibile, vale a dire il PD, perché questa vicenda mafia capitale la si voleva ascrivere unicamente alla giunta Alemanno, cosa vera, ma è verissimo anche che il PD è pienamente coinvolto. Abbiamo visto che un presidente di municipio si è dovuto dimettere, che il presidente dell'aula in comune è indagato, che un assessore è indagato, che tanti altri assessori sono indagati riguardo ad altre indagini. Quindi oggi si vuole, come dire, no? Ricrearsi, difendere appunto l'indifendibile, quando ormai poi sono scappati dalla stalla. Va bene, allora vengo a Giampiero Cioffredi, ricordiamo dell'osservatorio, coordina l'osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. Ha presentato questo rapporto pochi giorni fa, adesso ci ascoltiamo in sintesi cosa contiene il rapporto. Comunque, la situazione è tale che alla fine era inevitabile che anche la politica ne venisse coinvolta, vista la presenza, la grande presenza di clan mafiosi di varia estrazione nel nostro territorio? Sì, purtroppo era inevitabile. Se parliamo di Ostia in questo momento, a Ostia consideriamo che c'è un radicamento storico delle mafie. Due delle quattro articolazioni della banda della Magliana erano proprio le batterie di Acilia e di Ostia, e in questi anni c'è stata una continuità fino a quando il clan Fasciani ha preso in qualche maniera la supremazia di quel territorio. Ricordiamo che alleanza con gli Spada, ricordiamo che in quel territorio c'è anche una mafia che è di origini siciliane, i Triassi, e tanto è importante Ostia come laboratorio criminale che addirittura 3 anni fa si mosse un pezzo grosso di Cosa Nostra, zio Ciccio Dacati, che venne dalla Sicilia per far fare la pace alla guerra che stava scoppiando tra i Triassi e da una parte e i Fasciani. Quindi venne a dire andate d'accordo, con esatto, perché c'è necessità che tutti possiamo fare affari, e ci fu una distribuzione degli affari. Quindi c'è non siamo più in presenza di allusioni possibili, siamo ormai in presenza di due sentenze, una che riguarda i Carmine Fasciani, una è recente e l'altra è rito abbreviato, due condanne, ma ci sono 3 processi in piedi. C'è il processo contro il direttore dell'ufficio tecnico del municipio, Papagni, è uno degli esponenti del clan Spada. C'è in corso ancora il processo che riguarda i prestanomi dei Fasciani, perché abbiamo ormai le carte, ci dicono decine di attività commerciali che erano intestate a prestanome, c'è il processo in corso. E poi c'è l'ultimo processo che riguarda sempre un esponente degli Spada per un'estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un commerciante, l'unico commerciante di un tabaccaio gelateria, che ha denunciato un'estorsione. Quindi siamo in presenza di una situazione che in questi anni purtroppo ha visto troppe timidezze, troppe prudenze da parte di tutta la classe dirigente. Speriamo che siano state solo timidezze e prudenze. In alcuni casi collusioni, come riguarda. Allora, vediamo un servizio preparato dal nostro telegiornale quando è uscito il rapporto delle mafie sul Lazio. Il 19 marzo è uscito, quindi è molto recente.
88 clan, un migliaio di beni immobili sequestrati e oltre 9.000 operazioni finanziarie sospette in un anno. I dati si riferiscono al Lazio e spiegano quanto nella nostra regione sia radicata la criminalità organizzata. Il rapporto Mafia nel Lazio è stato presentato stamattina dall'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della regione. Secondo i dati dell'Osservatorio, Roma è la terza città per sequestri di beni dopo Milano e Palermo. Il Lazio invece è la sesta regione per le confische dei beni mafiosi e seconda in operazioni finanziarie illecite. Per quanto riguarda le organizzazioni criminali, su 88 clan, 35 sono riconducibili all'Andrangheta, 16 a Cosa Nostra, 29 alla Camorra, 2 alla Sacra Corona Unita e 6 invece sono da considerarsi autoctoni. Numeri che, nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, crescono. Nel 2008 ne erano stati censiti 60. Per il governatore del Lazio Zingaretti occorre che ognuno faccia la sua parte, con coraggio. È un dato innanzitutto inquietante. È bene che questi dati emergano perché purtroppo per troppi anni ha prevalso un po' una paura a guardare il mostro in faccia. Ora bisogna, partendo da questa consapevolezza, reagire a tutti i livelli e soprattutto avere chiaro che non bisogna delegare a nessuno questo impegno. Tutti possono fare qualcosa, chi è politico, chi è imprenditore, chi è cittadino, chi è procuratore. Molti fronti sono aperti, ma questo non deve farci paura. Per l'assessore capitolino alla legalità Sabella, ex magistrato, per contrastare le mafie, il sequestro dei beni è l'attività più incisiva. Le mafie. Al di là di tutto quello che si pensa, di tutto quello che ogni tanto emerge in qualche vecchio film, in qualche vecchio romanzo, non hanno etica. Quindi l'unico loro obiettivo è il denaro e il potere. Se tu gli togli i beni, gli hai tolto uno degli obiettivi che era alla base della loro azione. Conseguentemente gli hai fatto molto male. Allora, cose interessanti hanno detto Zingaretti e Sabella. Una è che tutti possiamo fare qualcosa, l'altro è che se andiamo a colpire le loro ricchezze è sicuramente il modo migliore per affrontarli. Riparto da Cioffredi perché ci siamo lanciato il servizio, ci siamo lasciati sul problema della politica troppo timida. Ecco, allora facciamo un attimo, anche con tutti i presenti, un mea culpa di tutta la politica, forse allora non solo PD, insomma torniamo indietro anche di altre giunte, quindi arriviamo anche a quelle controllate dove insomma, ha vinto il centrodestra, perché effettivamente hanno potuto fare tutto quello che gli è stato lasciato permesso di fare. Intanto in soli 10 giorni il dato dei clan nel Lazio va aggiornato, perché non sono più 88 ma sono 89, nel senso che noi essendo un osservatorio al cui interno c'è anche la presenza delle forze di polizia, abbiamo ragionato solo su documenti ufficiali. La famiglia Crea, l'operazione della settimana scorsa, non l'abbiamo messa pur avendo a disposizione degli elementi, ma c'è un'inchiesta che è partita da una settimana, quindi siamo 89. Quindi in questi anni c'è stata proprio una rimozione della presenza delle mafie, perché già nel 1991 la Commissione parlamentare antimafia parlava di Roma scelta come piattaforma di riciclaggio. Noi in questi anni abbiamo avuto una serie di segnali. C'è voluta mafia capitale per guardarla in faccia. C'è voluta mafia capitale, sì, anche se a Roma è un laboratorio interessante rispetto alle altre città e le altre regioni, perché nelle altre regioni prevale una mafia sull'altra, al nord l'Andrangheta. Qua a Roma c'è posto per tutti. E l'altra particolarità è che a Roma sono nate delle mafie, il clan Casamonica, il clan Fasciani e mafia capitale, che non sono di origine meridionale, che sono nate e si sono sviluppate in questa città. La politica non ha non ha costruito gli anticorpi fino a quando non ci siamo resi conto che la mafia ha occupato un pezzo importante dell'economia, e per occupare un pezzo importante dell'economia le mafie portano in dote un capitale che è il capitale, come dire, è una quantità di
di liquidi incredibili, quei 9.000 operazioni sospette segnalate dalla Banca d'Italia parlano di 10 miliardi di euro che circolano nel Lazio. Un'economia controllata. Quindi un'economia che serve, quindi da questo punto di vista, una grande rigenerazione della politica, e su questo io spero che non ci siano divisioni tra le forze politiche. Partiamo da un dato, che il contrasto alle mafie è un tema che riguarda la politica, l'economia, l'impresa e la democrazia di questo Paese. Quindi tutti possono fare qualcosa e tutti devono denunciare. 06 59 10 285, linee telefoniche aperte, chiamateci, vogliamo anche i vostri contributi, se volete delle domande agli ospiti, ma anche delle testimonianze, dei racconti e delle riflessioni. Questo tema della politica troppo timida mi convince poco, perché insomma poi al politico spesso fa comodo in qualche modo allearsi con la mafia, non guardandola magari nella sua completezza, no? Forse non guardandola nella sua drammaticità, però cosa dice il rappresentante di Sella? Sono andato a vedermi l'esposto che il compagno che stava nella giunta Tassone per Sinistra Ecologia e Libertà presentò nel 1999 su questi temi a una procura che allora archiviò. Io voglio usare questa occasione per ringraziare Pignatone, perché Pignatone ha detto una cosa con chiarezza, che in questa città non solo la politica, ma tante istituzioni dicevano che il problema era il traffico. In questi anni ci siamo sentiti un po' soli quando facevamo le battaglie, le campagne, quando andavamo all'assemblea di Libera, qualche questo giorno fa. Noi, nel senso di Sinistra Ecologia. Io parlo ovviamente per la forza politica, come dire, che dirigo. Non per fare il più uno, sapendo che sicuramente ci sono dei ritardi drammatici. Capire la mafia di Ostia, secondo me, è impossibile se non si affronta tutto il tema del litorale romano, se non si affronta cosa significa Ardea, cosa sono stati gli scioglimenti per mafia di Nettuno e Anzio, se non si affronta il fatto che, per esempio, il governo nazionale, allora mi pare che fosse Berlusconi, non riuscì a sciogliere per mafia fondi. Qualcuno forse se lo ricorda, ed è una lunga striscia. Allora, sicuramente la politica doveva fare di più. C'è qualcuno che sta facendo delle cose, perché io non dimentico quello che diceva Carminati nelle intercettazioni, che Marino era il problema, e c'è qualcuno che invece pensa che questa sia l'occasione per dare la spallata a chi è stato eletto dai cittadini. Allora, prazzo a Maria Cristina Masi, Forza Italia adesso, però insomma una forza politica che ha cambiato altri nomi, però insomma con Bordoni c'è stata un'amministrazione anche, diciamo, appartenente al centrodestra, quindi diciamo che negli anni, prima dicevamo, no, andavano le responsabilità alle ultime giunte, però anche prima c'erano i problemi di mafia, quindi era difficile per tutti affrontare il problema. Era difficile per tutti, però voglio dire, gli scandali che sono usciti riguardo al presidente del municipio attuale non ci sono stati con Bordoni, però a prescindere adesso credo andare indietro di 15 anni sia abbastanza. Parliamo un attimo di quello che è avvenuto negli ultimi anni. Quello che diceva il collega è vero, cioè che è necessario che l'intervento di Pignatone su Roma ha portato comunque un cambiamento, e quella è la parte che riguarda più che altro la parte giudiziaria. La politica che cosa può fare? La politica deve fare buona politica, deve evitare determinati compromessi, deve cercare di attuare una politica nell'interesse dei cittadini e non negli interessi particolari. Questo negli ultimi due anni non c'è stato, e lo vediamo con alcuni appalti dubbi, con alcune sommergenze dubbie, e il fatto che il Partito Democratico adesso dica che Marino è il cambiamento e che Tassone si sia dimesso perché è un uomo coraggioso che non ha voluto cedere a delle pressioni, io veramente rimango sgomenta, perché non mi sembrava tanto pressato quando telefonava e chiedeva favori a Salvatore Buzzi. Quindi cerchiamo un attimo di riportare le cose come stanno. L'amministrazione di centrodestra precedente ha avuto delle responsabilità, per cui ancora paghiamo le conseguenze. Infatti stiamo cercando comunque di dare, adesso il partito si è anche spaccato, quindi stiamo cercando un po' di rinnovare e raccogliere cocci della situazione. Dopo un fallimento c'è la parte dell'autocritica e c'è la parte della ricostruzione. Io nel Partito Democratico vedo la parte dell'attacco,
Vedo la parte dello scagliarsi nei confronti degli avversari politici nel dire no, noi siamo puliti, la colpa è del Movimento 5 Stelle, la colpa è di Forza Italia e la colpa è degli altri, perché noi l'abbiamo sempre detto, ma se l'avete sempre detto perché non l'avete attuato? Questo è il punto. Va bene, allora vengo da quest'altra parte del tavolo, volete rispondere alle cose che sono state dette adesso? Sì, volentieri. Parto dall'invito al mea culpa che facevi, io lo declino e a testa alta, nel senso non me ne vogliono i due esponenti politici che ho davanti, ma riteniamo che i rispettivi schieramenti, centrodestra della passata consigliatura e centrosinistra, non abbiano alcuna credibilità da questo punto di vista. Sentivo prima parlare Zingaretti, abbiamo visto in questi giorni che si è dimesso il capo di gabinetto Venafro, quindi veramente non gli riconosciamo alcuna credibilità e siamo sorpresi quando Orfini, il commissario del PD a Roma, perché il PD dopo queste vicende è stato commissariato, o anche il senatore Esposito dicano che la linea del Movimento 5 Stelle, che è semplicemente quella di richiedere l'applicazione di una norma del TUEL che dice che a seguito di vicende di questo tipo un comune dovrebbe essere sciolto, appunto per dare ai cittadini un buon governo, ma rifatto da cittadini stessi. Per voi dei 5 Stelle anche la giunta di Marino dovrebbe essere sciolta dopo quello che è avvenuto? Beh, sinceramente dopo quello che è accaduto, assessori indagati, presidente dell'aula indagato, un presidente di municipio che si dimette, noi ci chiediamo veramente cos'altro deve succedere. Per quello diciamo questi sono soltanto meri palliativi, no? Operazioni di facciata, la nomina di un assessore alla legalità, una mozioncina nel municipio a tutela di quella giornalista, ormai questa giunta Marino, al netto dei disastri contabili e di bilancio che ha già fatto, ne potremmo anche parlare, ma comunque ha perso veramente ogni credibilità, come del resto non ha credibilità neppure la precedente giunta, perché sentivo la collega che parlava di debiti fuori bilancio. Ebbene, in questa consigliatura sono venuti quasi 200 milioni di debiti fuori bilancio fatti dalla precedente giunta di centrodestra, quindi di che stiamo parlando? Veramente noi a testa alta il mea culpa non lo facciamo e non me ne vogliono i due colleghi, ma entrambi gli schieramenti non hanno credibilità perché sono entrambi coinvolti in queste 1200 pagine di ordinanza, in questa indagine mafia capitale. Ecco, io richiudo con Giampiero Gianfredi, che un po' ci rappresenta anche la regione Lazio oggi però. Sì, ecco, quindi, ne sono fiero. Difendere... Ne sono fiero lavorando a stretto contatto col presidente Zingaretti. Alcune però precisazioni. Non è la politica che decide lo scioglimento di un comune, è una commissione di funzionari prefettizi. Sta lavorando la commissione di accesso. La commissione di accesso porterà i risultati al ministro degli interni, che porterà la proposta di scioglimento eventuale all'interno del Consiglio dei Ministri. Questa è la procedura. Unico caso in questi 30 anni è stata, appunto lo diceva Zammataro, la proposta di scioglimento fatta dal prefetto Frattasi e dal ministro degli interni Maroni del Comune di Fondi, che il Consiglio dei Ministri non approvò. Ma io penso che la politica debba adeguarsi a quelli che sono i risultati di una commissione di esperti, quindi chiedere la politica che chieda lo scioglimento non è. Un'altra cosa su cui un'istanza la si può anche fare. Ma c'è la commissione come dare una valutazione. Sta lavorando, facciamo la commissione d'accesso, c'ha altri 3 mesi, facciamola lavorare. E poi deciderà la politica in relazione alla commissione d'accesso. Prima di tornare alla sua domanda, un punto che però mi sta, scusami se cosa, non si può parlare di Federica Anceli come quella giornalista, con un po' un tono dispregiativo. Federica Anceli è una professionista di Ostia, redattrice di Repubblica, che oltre ad aver fatto delle inchieste importanti sul rapporti tra i clan Spada e il municipio di Ostia in relazione agli stabilimenti, è una giornalista con 3 bambini piccoli che sta sotto scorta da 1 anno e mezzo perché ha denunciato un fatto di cui è stata testimone, una sparatoria sotto casa sua tra gli Spada ed altri protagonisti, è sotto scorta con 3 bambini. Quindi un po' di rispetto, non si può dire quella, non si può dire quella, un po' di rispetto verso una giornalista brava, una giornalista che sta sotto scorta perché ha avuto il coraggio civile
di denunciare uno dei clan più pericolosi di Ostia. Ci vuole quindi un po' di rispetto. Io non accetto che si parli quella giornalista. Massimo rispetto verso la giornalista. Come ne avete avuto visto che in quel consiglio municipale ora, non votaste nemmeno la solidarietà a quella donna? Ci arriviamo alla mozione. Ovviamente massimo rispetto nei confronti della giornalista. E allora scusa, ritira quella giornalista. Guarda, scusa, quello che devo dire lo dico io. Ora ti ho ascoltato, ora ascolti anche tu. Massimo rispetto nei confronti della giornalista e solidarietà se hai ricevuto delle pressioni o delle intimidazioni. Quello che noi dicevamo. È sottoscorta. Cioè, la scorta non è se ha ricevuto. Se posso, è sottoscorta. Se posso completare gentilmente. No, è sottoscorta. Quello che noi dicevamo è dispregiativo, non è assolutamente nei confronti della giornalista, ma riguardo. Ha un nome, si chiama Federica Angeli. Sì, però sarebbe... vorrei gentilmente che non mi interrompeste. Il riferimento non era nei confronti della giornalista Federica Angeli, era nei confronti della mozione. Perché dal nostro punto di vista è una mozione palliativo, anche noi avevamo presentato una mozione in municipio, anche con Forza Italia avevamo anche chiesto di emendarla, non è stata emendata, quindi è una mozione con cui il PD si vuole come dire, ricreare una sorta di verginità, quindi dire noi siamo contro la mafia, quindi utilizza strumentalmente questa cosa. Nel mentre il PD è pienamente coinvolto nell'indagine Mafia Capitale. Quindi massima solidarietà nei confronti della giornalista Federica Angeli e assoluta mancanza di credibilità della giunta di centrosinistra, SEL e PD riguardo a questa indagine Mafia Capitale in cui il PD è pienamente coinvolto ed è inutile che fa mozioncine, peraltro mozioncine che andavano anche contro ad alcune associazioni e in un'assemblea municipale non si possono fare atti che vadano contro questo o quel privato, ma si devono fare atti in favore della collettività. Allora scusate, adesso poi rispondo alla domanda sulla regione. Dobbiamo fermarci perché è il momento della piccola pausa pubblicitaria che abbiamo a metà trasmissione e poi riprendiamo il dibattito. Abbiamo toccato, non vi ho interrotto perché insomma era interessante, questo è anche un caso nazionale, no? Che si è creato intorno appunto alla vicenda della giornalista Angeli, appunto giornalista di Repubblica che vive sotto scorta, giusto ribadirlo, l'avete già detto voi, ma ha sicuramente svolto la sua attività con grande coraggio. Piccola pausa, vi dicevo, torniamo, riprendiamo questo discorso, gli altri e anche le vostre telefonate se volete. A tra poco. Ritrovati, seconda parte di Metropolis, stiamo parlando di mafie che interessano Roma, che interessano il litorale. Abbiamo anche una telefonata in linea, allora saluto velocemente Mimmo, così poi riprendiamo il discorso con i nostri ospiti, ma sempre naturalmente in primo piano le vostre telefonate. Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti voi, sono Mimmo da Napoli. Ecco, ci segue via satellite da Napoli. Sì, su Sky. Benissimo, allora ci dica perché ci ha chiamato, grazie della telefonata. Io ho chiamato perché qui veramente praticamente è come se uno qui si azzera la memoria, si azzera completamente la memoria. Mentre l'Europa correva, noi gli ultimi vent'anni ce ne siamo stati in discoteca. Abbiamo passato 20 anni in discoteca meravigliosamente e invece di fare le riforme abbiamo fatto la legge Cirami, la legge Cirelli, abbiamo fatto tutte quelle leggi che hanno consentito a Mafia Capitale, Mafia Litorale, Camorra, 'Ndrangheta di aumentare il loro livello, il loro... con niente, proprio sento, io rabbrividisco dal fatto che nel momento in cui si fa la prescrizione breve, la prescrizione lunga, si fanno tutta una serie di leggi che sono... praticamente che non solo non combattono la corruzione, ma addirittura fanno in modo di allargare la corruzione, il rientro dei capitali praticamente per niente, tutte leggi che la banda Berlusconi ha fatto negli ultimi 20 anni. Ora io dico, ritorniamo alle bande, poiché in questo paese negli ultimi 20 anni abbiamo avuto bande e non abbiamo avuto governi del paese, per cortesia, allora meno il pudore di dire le cose come sono andate negli ultimi 20 anni, perché manco quello viene più.
si azzera la memoria. È un dramma vero. Grazie Mimmo, ottimo contributo. Io non riesco a capire, vi ringrazio dell'ospitalità. Grazie, grazie a lei. 06 59 10 285, se ci volete chiamare, ecco, insomma, ci ha ricordato una cosa importante questa telefonata, appunto, in qualche modo la politica ha anche favorito poi alcune situazioni. Vogliamo commentare la telefonata o riprendiamo un attimo sul caso di discussione che avevamo prima dell'interruzione? Un commento sulla telefonata, ecco, lo farei. Allora, va bene, facciamo. Marcello De Vito. Perché Mimmo dice una cosa esatta, e quando io dico che tanto a livello romano quanto da parte del governo abbiamo la politica degli annunci, dopo la vicenda Mafia Capitale abbiamo sentito il premier Renzi che diceva fatta la legge anticorruzione, dopo la vicenda Expo si disse Daspo contro i corrotti. In realtà dopo la vicenda Mafia Capitale venne fatto un disegno di legge che poi nei vari telegiornali venne passato, no, come appunto fatta la legge anticorruzione, invece il disegno di legge resta ancora nei cassetti di qualche capigruppo o di qualche commissione. Quindi si fanno gli annunci, poi purtroppo però le leggi non si fanno. Gianpiero Cioffredi scuote la testa. No, perché c'è stato, è vero quello che diceva il telespettatore, nel 2002, il governo nel 2002 di fatto depenalizzò il falso in bilancio, che è uno dei cosiddetti reati spia per capire appunto le operazioni finanziarie sospette, eccetera. Proprio oggi il Senato ha approvato alcuni articoli importanti che rimettono in campo il reato di falso in bilancio con l'aumento dei reati, con dell'aumento delle pene, quindi non sta nei cassetti. Oggi il Senato lo ha approvato, quindi è un passo avanti gigantesco anche dal punto di vista della prescrizione, che si allungano i termini della prescrizione, quindi si poteva fare meglio forse, ma oggi c'è una svolta vera. Dopo 10 anni, dopo 15 anni, il falso in bilancio torna ad essere un reato in questo paese, che può essere punito fino a 8 anni di carcere. Oggi è stata approvata. Allora, prima di andare da Maria Cristina Masi, che vorrei sentire anche lei sulla telefonata, abbiamo un'altra telefonata in linea, quindi sentiamo anche questa velocemente. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Benvenuto a Metropolis. Dunque, già ho detto che mi chiamo Ruggero. Ruggero. Volevo dare un piccolo contributo, una piccola cosa che racconto dal suo ricordo, non so se era novembre, così giù di lì, insomma qualche mese fa. Sì. Io a volte raramente vado a vedere dal pubblico, c'è l'accesso, i consigli, e mi ricordo che durante un consiglio il capogruppo di Forza Italia denunciava alcuni modi di fare cose votate, tipo appalti eccetera eccetera, che ma era il consiglio del municipio, perché davano modo a cose strane, mafiose, camorristiche, eccetera, di inserirsi. Ci furono alte grida da parte del capogruppo del PD eccetera, poi venne a sapere dai giornali che 2 o 3 giorni dopo gli avevano dato 2 giorni di censura, cioè l'hanno silenziato. Ecco, questo volevo rammentare. Questo certamente era prima dello scopo di Roma Capitale, Mafia Capitale. Ecco, Ruggero, ma questo... stato ottobre-novembre. Ma era il consiglio di Roma Capitale o quello del municipio? No, qui a Ostia. Il municipio di Ostia. Municipio. Va bene, grazie. Allora, grazie. Buonasera, grazie di questo, anche di questo. Maria Cristina Masi, visto che abbiamo stato citato, insomma, sono ricordate le leggi di Berlusconi, Forza Italia, quindi insomma, ci rappresenta quella parte politica. Credo che il discorso del cittadino fosse un po' più ampio, adesso attribuire a Berlusconi anche Mafia Litorale mi sembra esagerato. No, era un discorso più ampio, assolutamente, ci stava ricordando la storia non del governo di Ostia, ma assolutamente del governo esatto. Nazionale. Ovviamente nel momento in cui la criminalità prende possesso di determinati territori, è ovvio che lì la politica manca non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, questo è un dato ovvio. Per quanto riguarda invece la seconda telefonata, è vero, il nostro capogruppo è stato censurato in consiglio per 2 giornate per aver detto che c'era il pericolo di infiltrazioni mafiose all'interno del territorio, in quanto alcuni bandi lasciavano dei dubbi e permettevano appunto magari a... io faccio l'esempio, ci fu un bando in cui accettavano solamente società e non persone singole, non soggetti individuali. Questo è stato posto da Forza Italia, il problema che magari dietro ad una società si può sempre nascondere qualcuno, la persona individuale è più facile da
o meglio le società poi possono essere anche cambiate, i vari soci possono essere cambiati successivamente. Detto questo, siamo stati censurati per 2 giorni dalla vecchia maggioranza, ormai vecchia maggioranza. Questo a dimostrazione del fatto che poi il Partito Democratico tutto questo interesse a parlare di mafia 3-4 mesi fa non l'aveva. Non l'aveva, va bene. Annuisce De Vito, sentiamo anche Maurizio Zammataro. La prima telefonata diceva la memoria, bisogna tenere la memoria. Teniamo la memoria. Non quella solo di 20 anni fa, ma qualche mese fa, qualche settimana fa, perché a me sembra che siamo a una discussione un po' strana. Cioè, allora, Mafia Capitale a Roma origina, diciamo, tant'è che c'è un'indagine per associazione di stampo mafioso in una connessione col governo di Gianni Alemanno. Io ovviamente aspetto di vedere che cosa deciderà i giudici, ne ho il massimo rispetto, si chiama avviso di garanzia, io sono garantista, ma allo Stato le indagini ascrivono a quel percorso una roba che è, diciamo, un combinato disposto delle cooperative, un pezzo delle cooperative, la 29 giugno, Inar, Carminati, i Panzironi, i Mancini, gli Alemanno. Adesso scopriamo, diciamo, che il dibattito si fa su Ostia. Francamente questa cosa non la capisco. C'è un punto, secondo me, che è il punto che alle forze politiche che stanno sedute in questo studio, io chiedo, noi stiamo mettendo in campo una iniziativa che reputo importante per affiancare l'iniziativa della magistratura, la nomina di Sabella, la riforma degli appalti, la trasparenza sul patrimonio, tutte cose che stiamo mettendo in campo per dare a questa città un altro volto, per cogliere questa occasione per fare pulizia. Mi sembra che ci sia qualcuno che alla città non è per niente interessato, è semplicemente interessato a tornare alle elezioni. Io prendo atto, noi lavoriamo per la città, qualcun altro forse lavora solo pro bono. Allora, qui è giusto che tutti abbiano diritto di replica, volevo però sentire una telefonata che è in linea da un po'. Pronto? Buonasera? Ci sente? Pronto? Sì, eccoci, siamo in diretta, buonasera. Pronto? Sì, mi sente? C'è un... Pronto? Sì, pronto. Allora, sento un fortissimo ritardo della mia voce, quindi lei sente un po' più tardi quello che io dico. Dovrebbe ascoltarmi attraverso il telefono, non attraverso la televisione, non e dirci... Proprio, guarda. Non ci sente. Va bene, allora ricostituiamo meglio questa telefonata. Replica di Masi. Quello che si è appena detto conferma un po' quello che io dicevo in precedenza, cioè il fatto che si fa fatica da parte della sinistra a fare autocritica. Che ci sia stato che Mafia Capitale sia stata presente durante la legislatura Alemanno, io di certo non lo nego, ma che Buzzi o De Vaine, che è il capo di gabinetto di Veltroni, vengano attribuiti ad Alemanno, io veramente non ho parole. Cioè, il problema è che Mafia Capitale è un qualcosa che è nata con le giunte di sinistra, che probabilmente si è ingrandita con la giunta di destra, come dice qualcuno, ma che stava continuando anche con la giunta di Marino, tant'è che Coratti, che non è l'ultimo della maggioranza, ma era il presidente dell'Assemblea Capitolina, si è dovuto dimettere. Quindi di che cosa parliamo? O siamo obiettivi e facciamo un discorso obiettivo e da qui ripartiamo per magari una politica comune contro la criminalità, oppure se stiamo a fare i paladini della giustizia ancora con una superiorità morale che non c'è, io credo che Allora, velocemente altra telefonata, poi abbiamo De Vito e Cioffredi, sì. Parliamo dall'altra parte, ritorniamo dall'altra parte del tavolo. Pronto? Pronto? Sì, eccoci. Adesso mi sente? Sì, la sento. Buonasera. Ecco, io vorrei sapere perché Roma Capitale, perché ogni volta che vado in Alta Italia, che io ho i parenti in Alta Italia, mi chiedono, ma noi italiani siamo tutti deficienti? Che Roma la chiamiamo capitale? Non lo sapevamo che era la capitale d'Italia? Questo vorrei sapere ai grandi politici, che cosa si sono messi in testa di dire Roma capitale. Ma noi siamo deficienti?
Vabbè, quella è stata una riforma, ci apre un altro capitolo. Comunque, grazie della sua domanda. La ringrazio. Grazie, cerchiamo di rispondere anche a lei, però insomma, De Vito. No, ci tenevo anche a chiarire ulteriormente il concetto, nel senso che il Movimento 5 Stelle ha presentato nel municipio decimo una mozione di solidarietà nei confronti della giornalista Federica Angeli, quindi non è assolutamente quello il tema. Quello che ci tenevamo a dire, condivido quanto ha detto la collega, il PD si è svegliato un po' tardi, nel senso che fino a 3-4 mesi fa di mafia, di legalità, di trasparenza, di assessori alla legalità non si parlava assolutamente. Poi è uscito da questa indagine che, come giustamente diceva, questa indagine non è ascrivibile soltanto alla giunta Alemanno, ma vede pienamente coinvolti anche degli esponenti importanti della giunta di centrosinistra o anche consiglieri, e non è l'unica indagine che li vede coinvolti, perché pare che gli assessori indagati siano 4, c'è un presidente di municipio che è costretto a dimettersi, per quanto riguarda la regione c'è un capo di gabinetto di Zingaretti che si dimette, e quindi oggi si possono fare tutte le operazioni che si vuole, le mozioni a tutela, far vedere noi siamo per la legalità, quello che manca, e mi dispiace dirlo a entrambi i colleghi, perché prima sembrava di sentire un dialogo in cui il bue dice cornuto all'asino, non me ne vogliano, è la credibilità, e qua non sono credibili né il centrodestra né il centrosinistra. Va bene, Cioffrelli. No, 4 assessori indagati, che non mi risulta, ci dai un'anticipazione? No, non ho detto nell'indagine Mafia Capitale, ho parlato tu pure di tutte le indagini. Cioè, infatti ho detto, chiedo scusa. A frapporsi tra manifestanti e forze dell'ordine. Ci tengo a precisare, chiedo scusa. Infatti ho detto che non è l'unica indagine. È l'equivalente di Gianni Alemanno. Non è l'unica indagine che li vede coinvolti. No, io credo che noi dobbiamo uscire da questo rimpallo di responsabilità e assumere la legalità come un valore democratico di tutte le forze politiche. Si dovrebbe, sì. Su questo è evidente che Mafia Capitale è stato un fenomeno trasversale, ma però non si possono negare. Quello che dicono le carte è una mafia che ha origine dentro la giunta precedente, in qualche modo che riusciva a condizionare anche ruoli di vertice. Questo dicono le carte. Dopodiché le carte dicono che quella mafia è riuscita a contaminare anche una parte di questa amministrazione. Però le posizioni di vertice, il direttore dell'AMA, lo stesso sindaco indagato appartengono all'altra consigliatura, quindi non c'è, cioè bisogna capire attraverso le carte quali sono le origini, le responsabilità per superarle tutte in avanti. Rispetto a, è stata chiamata in causa la regione, quando Zingaretti era presidente della provincia nel 2010, io ho avuto la fortuna di lavorare con lui anche in provincia. Nel 2010 facemmo il primo vertice dei sindaci della provincia contro la mafia, invitando il ministro Maroni e il procuratore nazionale Grasso, e tutti ci dicevano: ma voi siete matti, nel 2010 la mafia. Noi da là facemmo partire un progetto Provincia senza mafie con una serie di iniziative contro la mafia. Appena siamo arrivati in regione non abbiamo aspettato Mafia Capitale, noi abbiamo subito ridotto i centri decisionali della regione, perché più centri di responsabilità ci sono. I dirigenti da noi impugnati al TAR, che il TAR ha dichiarato illegittimo. Non parliamo di tutto, no. Parliamo di contrasto alla mafia. Abbiamo dato vita subito, abbiamo fatto il primo meeting contro le mafie, abbiamo fatto il centro, perché come si contrastano le mafie e la politica? Il contrasto avviene attraverso la buona politica, sono d'accordo con l'esponente di Forza Italia, la buona politica. Noi abbiamo fatto un centro unico di spesa, abbiamo oggi proprio inaugurato l'open data. C'è un sito in cui uno può vedere tutti i soldi che vengono spesi dalla regione, tutti i soldi in sanità, tutto trasparente, un'amministrazione trasparente. Non solo, ci siamo costituiti in 5 processi di mafia che ci sono stati in questi anni, la regione Lazio si è costituita parte civile e ci abbiamo messo la faccia, stavamo là, quando c'è stata la sentenza Fasciani, noi stavamo là.
a dire stiamo accanto ai magistrati, stiamo accanto ai cittadini per bene di Ostia. Non abbiamo aspettato Mafia Capitale per fare il protocollo d'intesa con l'ANAC per capire tutte le gare come possono essere chiuse rispetto a possibili infiltrazioni, perché le amministrazioni non sono oggi così come sono, non sono impermeabili. Lo stesso assessore Sabella ha fatto notare che gli affidamenti diretti sono stati numerosi affidamento di tipo principale sotto la giunta Marino, quindi tutto questo cambiamento... No, io stavo parlando adesso della regione. Però, insomma, visto che si governa da municipio, comune, regione, stato, insomma... Sto qua non come esponente politico, sto parlando della regione, e in regione noi abbiamo fatto il primo protocollo in Italia con l'ANAC, è stato con la regione Lazio, in cui c'è una prevenzione collaborativa con i funzionari dell'ANAC, a partire dalle procedure di gara fino alla fine. Quindi sono procedure di trasparenza. Rispetto al dottor Benafro, che si è dimesso, ha avuto, noi continuiamo a sostenere alla magistratura dicendo non guardi in faccia nessuno la magistratura. Benafro ha avuto la cortezza istituzionale di dimettersi appena ha saputo che è indagato, e io ho fiducia che dimostrerà la sua innocenza, però... Certo. Allora, telefonate in linea. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Senta, sì, volevo dire una cosa riguardo Mafia Capitale. Va bene tutto, cioè va bene tutto, va bene niente, però il problema io direi di partire dalle piccole cose. Io abito nel settimo municipio, sì. Ho denunciato ad esempio un abuso edilizio 3 anni fa e ancora sta lì. Ho denunciato uno spartitraffico che è praticamente un immondezzaio a Lama da un anno, il 14 maggio, e sta ancora lì. Perciò bisognerebbe partire dalle piccole cose, da quelle banali. Quindi legalità è anche... È la vita di tutti i giorni che è insostenibile ormai. Quindi questo ci riporta al tema della legalità e anche al funzionamento poi in generale dell'amministrazione. Ma è legata questa cosa a Mafia Capitale? È legata a Mafia Capitale. Perché poi si dice sempre non ci sono i soldi. Perché non ci sono i soldi? Perché si continua a mantenere un sistema di sprechi. Buonasera, in cui grazie. Anche Mafia Capitale ha beneficiato. Nel Comune di Roma, su un bilancio di quasi 6 miliardi, ci sono 600 milioni di sprechi. Non lo dice De Vito, lo dice l'OREF nelle relazioni che fa al bilancio del sindaco Marino che continua a non guardare le relazioni dell'OREF. Nella commissione di revisione di spesa abbiamo evidenziato quasi, con Daniele Frongia, quasi 1 miliardo di sprechi o comunque di mancate entrate, di crediti che il comune non riscuote. Continuiamo a non riscuotere delle somme enormi, ad esempio prima parlava degli immobili, sugli affitti abbiamo oltre l'80% di evasione, sulla tassa di soggiorno abbiamo il 75% delle strutture che evadono, sulla biglietteria di ATA continuiamo a registrare un'evasione altissima. Quindi di che stiamo parlando? È chiaro che se i soldi dei cittadini si gestiscono male, se continuano ad esserci degli sprechi a tutti i livelli, nelle municipalizzate, negli appalti e quant'altro, è chiaro che poi non ci sono i soldi per assicurare i servizi ai cittadini che giustamente si lamentano. Va bene, allora io direi di vedere un servizio, visto che abbiamo parlato poco di Mafia Capitale, ma anche di Mafia Capitale, che ci fa sentire le dichiarazioni del legale di Buzzi. Sapete che Buzzi è stato sentito, cioè lui stesso ha chiesto, voglio dare la mia versione dei fatti, quindi è stato sentito dai PM, e allora noi abbiamo parlato con l'avvocato, sentite cosa ci ha riferito. Ha chiesto di essere ascoltato e di poter ricostruire situazioni, fatti, rapporti. Salvatore Buzzi, il re della cooperativa 29 giugno, considerato il braccio destro di Massimo Carminati nella mega inchiesta Mafia Capitale, ha parlato per 3 ore oggi davanti al procuratore aggiunto Michele Prestipino e al PM Giuseppe Cascini. È stato lo stesso Buzzi, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso, a sollecitare l'incontro, come ci spiega il suo legale, l'avvocato Alessandro Diddi. Noi oggi abbiamo voluto, tramite queste dichiarazioni spontanee, ricontestualizzare ciò che è accaduto, spiegare chi è Buzzi, la storia delle sue cooperative e far vedere quanto poco, laddove tutti questi fatti dovessero essere riscontrati e ritenuti corrispondenti al vero, quanto poco pesano sulla storia di Salvatore Buzzi. Durante il colloquio si è parlato anche dei rapporti con Luca De Ven, ex capo della Polizia Provinciale di Roma ed ex vice capo di gabinetto dell'ex sindaco Veltroni, che la scorsa settimana ha ammesso di aver preso soldi da Buzzi. Effettivamente anche Buzzi ha confermato di aver dato queste somme di denaro.
Il problema non è l'aver dato le somme di denaro, ma è perché le ha date. Su questo Buzzi, e può essere un esempio di ciò che lui ha detto oggi, ha negato in maniera decisa che queste somme di denaro siano state corrisposte a Odevine per remunerarlo di atti dell'ufficio. E questo in giuridichese ha un peso, perché un conto è dare dei soldi a un pubblico ufficiale perché ti fa un favore, e questo si chiama corruzione. Un conto è dare dei soldi a una persona che è anche pubblico ufficiale, ma non glieli dai per remunerare un atto del suo ufficio, e che può essere eticamente poco commendevole, ma sicuramente non è reato. Buzzi, che è attualmente detenuto in un carcere della Sardegna, si dice pronto a sostenere nuovi incontri con i pubblici ministeri. Sono state dichiarazioni spontanee, perché questo è stato, diciamo, ciò che i pubblici ministeri hanno voluto fare. Noi auspichiamo che a breve i pubblici ministeri vogliano fare un interrogatorio, che significa instaurare un dialogo e quindi far sì che Salvatore Buzzi possa ulteriormente spiegare e dettagliare quello che sa. Allora, poi vedremo che cosa uscirà, perché ecco, ancora abbiamo soltanto le accuse, ma ci dovrà essere tutto il processo. Allora, voglio un breve commento vostro a questo piccolo sviluppo, insomma, che c'è stato ieri. Il servizio si riferiva alla giornata di ieri, e poi vediamo delle foto per chiudere di Ostia com'era. Gioffredi per primo, poi David. Sì, no, quello che dice l'avvocato si inserisce un po' in un tentativo di minimizzazione di quello che è Mafia Capitale. Beh, non è mafia, è una banda di quattro cialtroni. Non è una mafia di quattro cialtroni, è una mafia che viene riconosciuta nell'ambito dell'articolo del codice penale 416 bis associazione di stampo mafioso. Una banda di cialtroni non si siede al salotto buono con l'andrangheta dei Mancuso di Limbati, non si siede al salotto con il clan senese, non ha rapporti con Cosa Nostra. Parliamo di una mafia che ha condizionato la vita amministrativa di questa città, una mafia che col metodo, col vincolo associativo e la capacità di intimidazione ha costituito un network di imprenditori ai quali faceva capire che c'era la convenienza di stare con loro, in realtà erano imprenditori che poi erano costretti a lavorare con loro. Quindi parliamo di una mafia vera, e che tra l'altro, e chiudo, ha avuto ad oggi il riconoscimento di quattro giudici, perché il GIP e il Tribunale del Riesame hanno confermato che si tratta di un'associazione di stampo mafioso. Allora, mi fanno già segno che dobbiamo chiudere. Devito, veramente telegrafica, visto che si parlava di... Sì, effettivamente un sistema assolutamente radicato, questo si evince dall'indagine. È uscito fuori anche un altro nome di cui non avevamo parlato. Noi speriamo che... Odevine, ex vice capo gabinetto con Beltroni, quindi è bene anche dirle queste cose. Che un bascalzone. Zammataro e poi Masi. È coinvolto nell'indagine, è indagato. Io ho detto che è indagato ed è la vice capo gabinetto di Beltroni. Camminargli a fianco, cogliere questa grande occasione che è Mafia Capitale. No, io non accetto nessuna minimizzazione come quella che fa l'avvocato. Oggi abbiamo una grande opportunità, anche grazie all'amministrazione guidata da Ignazio Marino, che affianca i processi, si cambi questa città radicalmente e si cominci a mettere in fila una città più efficace ma anche più legale. Per me questo è lo sforzo che dobbiamo fare nei prossimi mesi. Allora, concludiamo con Maria Cristina Masi del decimo municipio. In conclusione ci vediamo anche delle foto che ho cercato prima della trasmissione, le ho prese da internet, vengono dalla collezione Roberto Gruppo, ci fanno vedere Ostia com'era, insomma, quando ancora il mare era a disposizione di tutti, era un po' più bella, però diciamo che preciso, è passati un po' di decenni. Preciso quanto detto prima dall'esponente dell'osservatorio, non risulta, non so quali carte abbia la Regione Lazio, ma non risulta che mafia da nessuna parte, neanche dalle parole di Pignatone, che nel 2008 sia nata Mafia Capitale, ma risulta che già prima Buzzi si muoveva nei vari uffici. Detto questo, io credo che l'avvocato stia, se ovviamente è l'avvocato di Buzzi, del procuratore. Guardi, c'è la conferenza stampa di Pignatone che parla. Vabbè, no, dobbiamo chiudere, non ce la facciamo a leggere queste quattro righe, credo, no? Grazie. Per onestà intellettuale sarebbe grazie, stato, insomma. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie per averci seguito a casa, perché ci avete telefonato. Buonasera a tutti.